Sul latte è molto semplice, c'è un cauto ottimismo, c'è una tendenza positiva di quello che è il mercato, dovuta soprattutto a una frenata di quella che è la produzione nei paesi eccedenti dal punto di vista produttivo. Purtroppo non c'è ancora una comprensione da parte della comunità economica europea di quella che è la suddivisione produttiva in Europa, per cui indistintamente a tutti viene data la possibilità di fermare la produzione. Noi viviamo in una provincia, in una regione, in un paese che non è eccedentario come produzione di latte, anzi dobbiamo importare circa un 23-26% di latte dai paesi esteri per soddisfare quella che è la nostra richiesta. Altri sono i paesi che in questo momento stanno producendo il 140, il 150, il 160% di quella che è la loro produzione e quei paesi dovrebbero essere fermati nella produzione. Cosa sta succedendo? Che la timida frenata di quei mercati ha fatto sì che ci sia un impoverimento di materia prima come la polvere, come il burro, per cui si sta assistendo a un rialzo di quello che è il prezzo. Dal nostro punto di vista, la organizzazione e la miglior comunicazione della validità dei nostri prodotti e soprattutto la trasformazione del latte in formaggio, quindi una miglior promozione di quelli che sono i prodotti della provincia di Mantova, Grana Padano e Parmigiano Reggiano per eccellenza, credo che possano assolutamente avere dei riscontri positivi sul mercato, seppur le produzioni in questo momento stanno leggermente aumentando, in questo momento, in quest'anno sono leggermente aumentate. Sono assolutamente convinto che un'unità di intenti fra i produttori, sia dal punto di vista di cooperativa, ma anche dal punto di vista di organizzazione del prodotto, possa rendere oggi i nostri mercati ancora più competitivi se cominciamo a comunicare i nostri prodotti soprattutto all'estero e farli conoscere soprattutto all'estero.